Buonasera ragazzi, ho ricevuto un po' di pacchi questi giorni. Questi due penso che sono arrivati dopo le grandi sconti dell'11 novembre. Quasi non c'è niente. Apriamo e vediamo cosa c'è. Ok, dentro c'è un adattatore. Da micro USB a Lightning per nuovi iPhone, iPad, e vediamo come funziona. Allora, qui inseriamo così micro USB e con questo possiamo ricaricare l'iPhone. Non so esattamente se funziona anche come cavi dati. Non ho adesso sotto mano un iPhone per controllare questo caso. Ok, passiamo avanti. Qualcosa di interessante c'è qui, e vediamo subito. Okay. E qui c'è l'adattatore dalle vecchie cassette a un jack 3.5. La mia ragazza ce l'ha, la vecchia macchina con un autoradio a cassetta, così inserisce la cassetta, collega il suo cellulare e può ascoltare la musica. Car audio cassette adapter è da provare, penso, speriamo che funzionerà. Ok, questo pacchettino. Vediamo cosa c'è dentro. C'è qualcosa piccolo. E dentro abbiamo due connettori per i portatili Asus, due connettori dell'alimentazione che, e spesso Asus ha questo problema che questo attacco qui o si rompe di qua. Ok, questo fatto, e l'ultimo pacchetto. Pacchetto, abbiamo una cosa importante, secondo me imballata male, un pezzo. Allora tiriamo la scheda e vediamo che c'è anche il manuale, tutto in inglese con tutte le spiegazioni. E vediamo bene la scheda, che ha uno PCI, uno ISA che non serve praticamente a niente, e una uscita per LCD che serve collegare qualche monitor, ecco. E abbiamo qua un pulsante scritto check per guardare il codice precedente. Allora, per esempio, se sta visualizzando un codice, si è bloccato su questo codice, con questo riusciamo a tornare un codice indietro. E abbiamo adesso qualcosa qua, vari LED che indicano gli stati del 12 volt, meno 12 volt, clock, poi la CPU se va o non va. E così è fatta, così servirà per qualcosa, controllare se non va qualche PC, qualche problema e via così. Ok, ciao a tutti, abbiamo finito.
Ho collegato Postcard e vediamo che lo stato indica qui il LED rosso, che la corrente 3,3 volt arriva sulla PCI. Adesso partiamo. Ah, ho sbagliato il tasto. Vediamo che il code cambiano. Sta partendo. Ce l'ho qua un antiquariato 21.4. Ecco, vediamo display che va e la scheda funziona. Adesso simuliamo che, per esempio, la memoria RAM non funziona. Ho tolto tutti i banchi, non c'è la memoria. Ecco, e proviamo a partire il PC. Allora, PC parte, sentiamo questo beep e il BIOS da solo che indica assenza della memoria RAM e vediamo anche il codice. Che teoricamente dovrebbe significare che non c'è la memoria. Ecco, però in caso quando ci sono altri tipi di problemi, con questo codice che indica il display, riusciamo a capire un po' dove sta il problema. Spengo.